Partiremo con circa 4 milioni di euro per poi andare ad adeguarli con i ristori o eventuali indennizi. Droni per monitorare la presenza delle locuste, insetticidi per distruggere i nidi, per scongiurare una nuova invasione di cavallette nella Sardegna centrale interverrà anche la Brigata Sassari, che mette a disposizione 100 militari per perlustrare il territorio. Direttamente da metà marzo si inizierà col monitoraggio. Costi e termini della convenzione tra esercito e regione saranno discussi in un incontro con il presidente della regione Solinas. Gli interventi partiranno entro il 15 marzo, afferma l'assessora regionale dell'agricoltura Valeria Satta, intervenuta al vertice convocato dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi. 50-60 mila ettari e 25 milioni di euro di danni sono già il segno di un'emergenza sociale, economica, che io temo, sono preoccupato che possa diventare anche un'emergenza di ordine e sicurezza pubblica. Danni stimati in 25 milioni l'anno nei 26 comuni interessati dall'invasione che si ripete dal 2017. L'esercito darà manforte alle squadre di protezione civile, vigili del fuoco, provincia di Nuoro, Forestas e Lahore, l'agenzia regionale per l'agricoltura. Nei limiti del consentito i droni potranno essere utilizzati sia nella fase di monitoraggio dei terreni dove si schiudono le uova, sia verosimilmente in qualche fase sperimentale di utilizzo delle sostanze per distruggere le cavallette. Quindi prima agiamo e prima riusciamo a debellarle.